Cortometraggi, videoclip, convegni sono giorni di intenso impegno in campagna contro la violenza di genere. Allora vediamo insieme i servizi di Annalisa Angelone a seguire Nello di Costanzo. Dall'inizio dell'anno su 15 omicidi, 5 femminicidi, di cui 4 in ambito familiare. Ed è di forte impatto il corto contro la violenza sulle donne, protagonista Rosalia Porcaro, che ha per titolo la frase agghiacciante. Io dico amore, ma se mi uccidi, dopo a chi picchi? Abbiamo avuto il sostegno del centro Daphne dell'ospedale Cardarelli, che è appunto un centro dove si può denunciare anche se si è subita una violenza psicologica. Abbiamo avuto la bellissima notizia che quando abbiamo pubblicato questo cortometraggio le denunce erano addirittura raddoppiate. Abbiamo prodotto con pochi mezzi, però facendo in modo che questo corto avesse la qualità e l'intensità di una cosa che doveva dare un pugno allo stomaco. A Benevento, nell'auditorium di Sant'Agostino, psicologi, avvocati e studiosi partecipano al confronto su analfabetismo emotivo e violenza di genere, promosso da Spazio Aperto e Università del Sannio. So che anche in Campania la violenza sulle donne è in forte aumento, pertanto soffermarci su quello che è l'intelligenza emotiva, l'educazione al sentimento, crediamo che sia qualcosa di importante. Siamo convinti che questo sia un problema di ordine pubblico, ma è soprattutto un problema di cultura. Ecco perché noi scendiamo in campo per testimoniare a tutti l'importanza di contrapporre alla violenza un processo di prevenzione.